Come si chiama la materia del seno? Mastoplastica additiva. Che può essere anche riduttiva. Che può essere riduttiva. Vediamo un po' ste ragazze. Noi abbiamo il dottor Di Giuli Massimo. Lui è un chirurgo plastico. Vi fa paura la frase chirurgo plastico, chirurgia plastica? Avete paura? No, anzi. Io noto una ragazza, sempre bella, ma un bel seno anche, e vedo una ragazza bella. Niente seno. A te dispiace questo fatto o sei felice? Lo vorresti un pochino più grande o sei contenta? Leggermente più grande, ma non... Non esageratamente, che poi il peso, devi portarci, sì, ci vuole il supporto sotto a volte, vedo. Si può ridurre e si può aumentare il seno, non solo aumentarlo, perché come si dice, mastoplastica additiva? Additiva quando ovviamente fai un aumento del volume del seno, riduttiva quando riduci il volume del seno. Si può cucire un seno ad personam qualora le condizioni tecniche chirurgiche lo consentano. 8 volte su 10 ci riusciamo a soddisfare la paziente. Il cliente. Cicatrici dopo? Le incisioni diciamo sono prevalentemente due, si può passare o dalla reola o dal solco sotto. E non resta niente dopo? Assolutamente no. Quasi niente. Ore di intervento quante? 50 minuti. 50 minuti, poi degenza? 8 ore. Dopo c'è anestesia qualche generale, precauzione o... Per lo sport bisogna aspettare almeno un mese prima di prendere lo sport, la vita sociale viene ripristinata nel giro di 3 o 4 giorni. Il pollice verde sono io. Cagnano Varano, questo è il paese che appartiene a mia madre. Una città splendida, stupenda, sul lago, scolpita. Le case addirittura nella pietra, nei sassi. Vedete? Il palazzo baronale, c'è questo portone e pensate, questa entrata del palazzo porta nella vecchia città un cavuto, cioè qui non possono passare macchine, non può passare nessuno, solo i cavalli, gli asini e le persone. Qui si giocava, si correva dappertutto. Io ricordo da bambino, scendevo qui, c'era la mia famiglia, il mio nonno, tutti quanti. Questa fontana veniva aperta una volta al giorno, credo. Voi ve lo ricordate, quei più grandi, qua, perché passava uno che diceva, ah, ma qua l'acqua fontana, ah. Cioè avvisava, vero o no? Sempre aperta questa. Adesso è sempre aperta, vabbè. Adesso è chiusa. Adesso è chiusa proprio, adesso un po'. Che sta facendo lei? Stengo turciando la lana. E mamma le capa, è la più bella di tutte. E mamma le capa, è la più bella di tutte. Tengo pallo mio cavallo. Da quella parte là c'è un terrazzo, quando mi affacciavo? Diceva mia zia, è stata donna femmina. Donna femmina sta a 50 metri. Ma vive ancora Totonna femmina? No. Ma voi. Ma perché si chiamava Totonna femmina? Lei faceva una specie di muratura, perché in quei tempi le donne andavano tutte quante con le vestaglie, con le gonnelle, diciamo. Con la donna, con la gonna larga. Una bella e allora quella, quando tirava il vento, se la ingoperchiava e ci vedeva un culo. Parlava la paesana, capito? Ma dai, se vedeva il sedere. Ecco. E allora che ha fatto? E allora ha fatto domanda alla prefettura per mettersi da maschio. Il prefetto gliel'ha concesso. Gli ha concesso. E si è vestito da maschio. Io stavo lì e Totonna femmina stava qua. Abbiamo la Torre Angioina. La leggenda vuole che le donne che si rifiutavano di trascorrere la prima notte con il principe venissero buttate giù in questa torre e ad accoglierle c'erano delle lance acuminate alla base. Perciò io non ho trovato più una mia vecchia fiamma qui, non l'ho più vista, forse sarà buttata qui dentro.
tutte le case, si vede tutto sotto qui, tutta roccia, lavorata, scavata. E la casa poi dei poveri del Cavuto era spesso monolocale, in una stanza c'era l'angolo soggiorno, l'angolo camera da letto, l'angolo cucina, insomma tutti in una stanza. Il letto era abbastanza altino perché sotto c'erano le provviste. Le provviste, e in casa esatto. Poi si ospitavano anche i maiali. Possiamo entrare un attimo? Sì, grazie, sì, ma sì, ma andiamo, vieni. Guarda. Che meraviglia. San Michele, la grotta di San Michele. Qui è apparso l'arcangelo Michele, e l'arcangelo cui si rivolgevano i pastori affinché tenesse lontano soprattutto il morbo della peste. L'importante è il pozzo, perché i fedeli si aspergevano con l'acqua e poi guarivano dai mali. Roba locale, roba di Carpino. Questa è la parte esterna della vecchia Cagnana. 2 euro al chilo, mangiate fave! Le fave sono di qua, di Schitella, Foce Varale. Vediamo se sono di Schitella, aspetta, vediamo. Vedi se sono buone, vedi. No, qua ci vorrebbe un pezzo di caciocavallo vicino. Sono di produzione propria questa. Proprio, sicuro? Proprio, sicurissimo, al 100%. Qui abbiamo dei caciocavalli freschi ancora. Scamorzoni su. Burrate, stracciatella, mozzarella fresca. I caciocavalli anche già più invecchiati. Sta meglio così che in televisione. Sto meglio così che in televisione, eh? Cioè meglio dal vivo che in televisione. È più bella, è più normale. Più normale, Che... Ma sono del Gargano queste? Tutta roba nostra. Guardate le arance del Gargano, guardate che meraviglia. Buongiorno. Buongiorno. Che? Okay, siamo sempre in due statue, ci guardiamo. Oh no! Mannaggia! Carciofi locali, le orecchiette ci vogliono! La roba ce l'abbiamo noi! Le orecchiette si vanno con le cime di rape, vedi? Guardate, freschi, appena tagliati, guardate, appena tagliati. No, no, c'è il taglio, vedi, c'è il taglio fresco. Alla vecchiaccia con questa roscia. I lampaciola, andò, guarda qua. Guardate, questi non arrivano dalla Spagna, non arrivano dalla Turchia, dalla Tunisia, sono tipici qui della zona. Chi sono io? Quello che sta andando vicino. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left. Quanti anni hai fatto il pescatore? Da quando sono nato, quando lo lago di Varano, quando era piccolo, Evano, 843-844 pescatori. Oggi? Però oggi. Nessuno, pochi. Sta la signora mia qua, una volta stavamo a Capoiale, siamo scappate, dicevano, non stavamo ancora sposati. Poi venì qua, tenevamo sugli regni, il motore non c'era, tirava un po' di vento da nord, ma non era troppo forte. Allargando dalla costa, c'è il tempestialenno sto lago. E imbarcava acqua io. Una mano tenevo un remo per timone e un altro con la sestra. Pensate alla vita del eravamo mare, una mareggiata. E sei arrivato poi qui? Sì, mi è arrivato più in là di quella punta. E hai baciato terra quando sei arrivato? Quando è che mi hai portato alla terra, ho scelto tra dove stavano le rocce e dove stava. E mi sono infilato lì dentro e facciamo capotom, me l'hai abbracciata, me l'hai baciata. E sape che l'hai già sposato, perché ha visto il tuo coraggio.
Plinio il Vecchio scrisse che questo, una volta questo lago era una laguna, un piccolo golfo, perché c'ha le montagne, e poi pian piano il vento, i detriti, si è creata questa isola, chiamata isola, questa lingua che divide il mare dal lago, quindi in acqua salmastra. Le rocce affioranti del Gargano, pensate, risalgono al periodo giurassico. Questo è il paesaggio di Varano, questo è quello che Varano che non può contraddistinguere. Guardate che bello, guardate le pareti che scendono giù, lei si appicco, sì, con qualche albero in fiore, qualche salice. Queste grotte antichissime. Più o meno del basso medioevo. Erano un po' il classico rifugio del pescatore che veniva, certo, qua praticamente per stare l'intera giornata, organizzava la rete, si organizzava la barca praticamente. Quindi all'occorrenza lo utilizzava anche come rifugio. Una sorgente di acqua potabile. Acqua potabile. In realtà sono acque che provengono da un territorio carsico, quindi sono ricche di sale di calcio e di magnesia. Noi ci mettavamo con la pancia sulla ghiaia e bevavamo. Eccolo lì, vedi? Così, così è di pescatori. Con i pescatori. Che mondo, ragazzi! Vedete da lontano, c'è un caseggiato isolato così, proprio nascosto tra le montagne nella laguna. Ma cos'è? Allora, è la stazione, ex stazione di idrovolanti Ivo Monti, che è stata costruita a partire dal 1914 ed è stata in funzione per tutta la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, proprio da questo idroscalo partivano i bombardieri che andavano a bombardare l'impero ottomano. Guardate i binari lì, pensate quanti aerei sono passati su questi binari, quante bombe avranno sganciato e quanti aerei non sono più tornati indietro perché bombardati dalle navi, quindi è la guerra. Francesco, le orchidee selvatiche. Sì, sono una peculiarità del Gargano. Ho visto nascosto anche un vitellino appena nato. Sì, perché... Guarda lì che bello. Beh, quello avrà qualche ora di vita. Credo di sì, perché si vedevano ancora dei lacerti di placenta sulle zampe. Stiamo arrivando al mare. Uno mai va a pensare dal mare una barca che entra qui dentro può sembrare un porto, invece cammina, va avanti e avanti e si trova nel lago di Varano, bellissimo, con tutte le montagne, acqua sorgiva, ecco il mare lì in fondo. Queste mura sono fatte di laterizio, quindi per lo più d'argilla. Guardate la potenza di questo materiale, sono millenni che protegge Roma. È un materiale che è stato utilizzato per costruire grandi cose, ma anche per forgiare delle piccole meraviglie. Manuela, buongiorno. Buongiorno. Cosa stai creando? Sto per fare un vaso. Ho posizionato la quantità di argilla che mi serve per lavorare centrandola sul tornio, che quindi ruotando mi permette di poterla lavorare. Esattamente, quindi la prima operazione è di centratura, diciamo, della massa che ci prestiamo a lavorare. Dopodiché con la pressione delle due dita andiamo a realizzare un buco, comunque la possibilità di poter quindi andarci a lavorare dentro. Questo tipo di lavorazione ci permette di realizzare un qualunque oggetto di base rotonda.
ciò che vogliamo che diventi è dato dalla pressione delle mani e dal tipo di lavorazione che decidiamo di applicare. Tu prima facevi altro, hai studiato cinema, ti occupavi di altre cose. Come ti è venuta la passione per lavorare addirittura l'argilla? Beh, nonostante gli studi che ho fatto, sono sempre stata una persona molto portata per la manualità e semplicemente in seguito ad un trasferimento ai Castelli Romani insieme ai miei genitori ho avuto la possibilità presso un grande negozio di ceramica che all'epoca si trovava lì di apprendere l'arte dell'argilla. Quindi hai imparato quest'arte, come si dice, l'hai messa da parte. Esattamente. E adesso hai anche dei corsi attivi di ceramica. Sì, quindi sei diventata tu la maestra poi. Sì, sono 12 anni che ho questa attività commerciale. Adesso oltre a fare produzione e vendita insegno, faccio dei corsi. Ma è complicato creare qualcosa da questa creta? Abbastanza, perché il lavoro del torniante è un lavoro di forza, ma come tutte le cose è la pratica poi che fa sì che una cosa sia possibile. Vuoi provare? Sì, dai, proviamo. La mano sinistra contiene l'oggetto e con la destra, schiacciando leggermente, senti tra le dita intanto la materia che scorre. È una cacca! Se vuoi possiamo provare a dipingere. Forse è meglio. Mi sembra una cosa un po' più semplice. Sì, il concetto è sempre lo stesso della forgiatura dell'oggetto, con la differenza che questa volta il torniello, che serve proprio per le decorazioni, lo muovo semplicemente con il pollice. Però questo mi permette di decorare un oggetto a righe semplicemente facendo ruotare lo stesso oggetto sulla base del torniello, appoggiando la mano, cercando di tenerla ferma alle ore 3. Appoggi un po' come fa la puntina del giradischi. Questo ti permette di fare una riga precisa e a tutto tondo. Una volta che abbiamo decorato l'oggetto, si fa la vetrificazione o cristallinatura, che consiste nell'immergere l'oggetto, una volta decorato, in un liquido bianco e anche lì a base di acqua e polvere di silicio, che lo riveste completamente, quindi anche internamente. Una volta messi nel forno, quel bianco è materiale fondente, quindi fonde a 940 gradi, che è la temperatura rispetto alla quale cuocio, diventando vetrificato, lucido. Quindi praticamente sotto quel bianco ci sono questi colori? Esattamente. Che poi a quel punto diventeranno lucidi. Ti faccio fare la riga, la seconda la fai da sola. Con il pollice giri. Con quest'altra mano, se ti è comodo, puoi poggiarti con il gomito sull'oggetto, perché la mano deve stare ferma. Perfetto. Senza timore. Bravissima. Giotto sapeva fare il cerchio. Io so fare le righe. Quanti li fai tu e li decori tu? Sì. E poi come si possono utilizzare? Si possono utilizzare sopra un capo magari che ha delle asole abbastanza grandi come bottoni. Guarda, per esempio, una cosa divertente era stato infilarla in una fascetta elastica, e anche uno stesso bottone solo può essere molto decorativo da mettere in testa, al collo, come cinta. C'è di tutto, vedo anelli, poi ci sono le teiere, tasse, queste ghirlande che mi fanno impazzire. E poi c'è quella bellissima teiera con il soffione, il porta uova addirittura. Un mondo! Tira, qua, vediamo, insomma. Va mangiata la polenta con il pane. Ma lo mangi veramente? Volete saperne di più? Subito dopo la pubblicità.
pollice verde sono io. Verde sono io. Noi stiamo proprio a due passi dal lago con questi ulivi secolari, ma adesso raccoglieremo tante, tante erbe per la salute e per la cucina. Facciamo vedere i fiori dei lampagioni. Vedete, questi sono fiori spontanei, lampagioni, non quelli spagnoli, questi sono quelli spontanei. Questo è ancora piccolo, si fa più grande e poi diventa rosso, diventa rosso, di colore rosso. Questo qui è tenero, ora è bianco. Ma è buono questo per iniziare, io mangio crudo, eccolo, è buonissimo. Eccolo quello, il colore suo. Vedete, la cipollina che si mangia, vedete, c'è anche i figlioletti vicini, eccoli qua. Senti, questi fiorellini bianchi sono, si possono raccogliere sotto, sono buoni da mangiare. È un lampacione, sempre della famiglia dei lampacioni. Tiriamo fuori, via. Vedete che si può. C'è un aglio selvatico. Questo anche. È un aglio selvatico. Tiriamo questo via qui. Tutto, via. Allora, per farvi capire prima. Come la terra ci regala tante prelibatezze. Ecco la cipollina, vedete? E ora proviamo a tirare fuori questo che è più profondo. Proviamo a tirare un altro, più via. Profondo, Vediamo il più profondo, attenzione. Ecco, vediamo un po'. Guarda che famigliola. Questo c'è i figlioletti. Certi figlioletti, guardate quanti. Questo si chiama caldo. Cardo. Sì. Allora. Il figlioletto schitellano chiama un cardoncello. Cardoncello, cardo. Sì. E c'è un po' spinoso. Allora, sì, questo è un po' spinoso. Siccome ha bisogna saperlo pulire poi. Sì, bisogna scendere giù col coltello, un po' giù, perché la radice è abbastanza sotto. Togliono così, ci sono le spine, bisogna togliere queste gialle. Perché non e poi come si fa a togliere le spine allora, qui? Poi è semplice, si può fare senza guanti e senza niente, si prende così e si tira. E non ti punge neanche se lo sai fare, vedi? Posso provare, scusa? Sì. Se sentite un lamento terribile, sigla Luca Sardella, il se, punto. Tira. Tira, qua. Vedà, vediamo, insomma. Non è proprio. Tre dita, non due. Tre dita, dici? Tre, così. Senti, fallo te che è meglio, tre dita. Come si può mangiare? Naturalmente si sbollenta, dopo che si è sbollentato si salta con l'aglio, solo aglio, poi si fa una base con. Ci si mette l'uovo, il formaggio. E l'agnello. E l'agnello, naturalmente. L'agnello ci vuole, oh. Gli asparagi per trovare e cercarli basta vedere dove c'è l'asparagina, giusto? Eccolo là, ce n'è uno, Titino, lo vedi? Sentile. Eccolo qua. Parlando di asparagi, si potrebbe fare un piatto unico come si faceva nei tempi di una volta. Si prendeva un uovo con un pezzo di pane sotto e si faceva un piatto unico. Ah, proprio un piatto unico, il pane sotto, l'uovo pane sotto. E gli asparagi. Gli asparagi sono diuretici importantissimi, contengono molto acido folico e l'acido folico serve ad abbassare l'omocisteina. L'omocisteina quando è molto alta bisogna farla abbassare perché significa anche allarme per quanto riguarda l'infarto. Ma soprattutto nell'università del New Jersey hanno studiato, hanno fatto gli studi importanti sugli asparagi, soprattutto selvatici, contengono due saponine importantissime per prevenire e curare il tumore del colon. Dico curare perché riescono a inibire, a frenare la proliferazione delle cellule neoplastiche. Queste saponine, pensate, stanno anche negli asparagi che noi compriamo a mercato, quelli coltivati, però la differenza è che qui dentro, pensate, c'è una quantità superiore di 10 volte a quella che noi troviamo negli asparagi, quelli coltivati. Insomma, gli asparagi vanno mangiati sempre. Mario, io venni un giorno a trovare Mario qui su una collina, su San Menaio, Rodi, sul mare, e lui mi presentò un cinghialetto piccolo col biberò. Ho detto, ma chi è? Dove l'hai trovato? E lui dice, per caso, stava qua, è venuto, dice, il cinghiale mi seguiva, voleva stare con lui. Pensate un po', Lui ha aperto la porta e viene a casa nostra. Dopo tanti anni, io l'ho rincontrato proprio questa mattina, ho detto, ma quel cinghiale che fine ha fatto? Alla brace è scappato o l'avete mandato via? Ha detto, no, sta lì, è diventato grande. E dico, ma fai, è cattivo? Dice, no. È come un agnellino, anzi nemmeno, come il cagnolino, perché io lo chiamo, mi segue e lui arriva. Ma veramente, io lo chiamo e ce lo fai vedere? Me lo faccio vedere. Ci porti su.
Qui siamo in una pineta stupenda tra Rodi, Garganico e Samenaio. Senti, ma il cinghiale riusciamo a trovarlo? La voglia se lo troviamo. Mario è un design stilista. Qual è l'attrice, l'attore che ha... Ho vestito Angelina Jolie per 5 anni. Dai! E poi ti sei stancato e hai detto io voglio la natura. Sono venuto nella natura. La natura qui, ecco, del Gargano. Ecco il cinghiale, tigre. Eccolo qua. Come lo chiami? Tigre. Eccolo, guardate il cinghiale che si avvicina. Ecco. Beh, non è da tutti i giorni. Quanti anni adesso, Mario? Ah, 4 anni. 4 anni, guardate che bello. Tigre. Quando era piccolino questo e io mi sdraiavo sul divano, lui mi saltava addosso e mi veniva la cara e la faccia. Tu hai fatto una scelta bellissima, perché insomma lui ha vissuto tanti anni a Los Angeles, insomma il posto più bello con delle ville meravigliose. Ma qua si sta meglio. Mario, qui sono le fave, le cime di rapa. Sono le cime di rapa, queste sono pronte da raccogliere. Ecco, vedete, belle tenere, fresche. Guarda, Mario, sei un grande. Questa è la vita, la natura, avete capito che significa? Perché lui sa che non tratta, non dà niente, è bella, no, pura, pulita. Mangia quello. Io che metto solo il concime degli animali. Queste sono le bietole. Vedi, queste sono le bietole, guardate. Le foglie le puoi mangiare e le bietole rossa. Le puoi mangiare. Guardate che bello, anche le foglie le mangi anche crude? Anche crude. Questo è il rafano, come che fanno il wasabi, sì, molto tante piccante. Salse, piccante, sì. E le foglie te le puoi mangiare in insalata. È piccante? La foglia non è molto piccante, però è piccantina. Sempre qui centro agroalimentare Roma, Car, parliamo delle baby banane. Io ho detto sì, ma quelle via aerea. Allora, questo è un prodotto via aerea, questo qui, facciamo vedere meglio. Questo è un prodotto via aereo, adesso è ancora più, è verde, insomma quando sei matura diventa gialla, ma è proprio sì. Come il sapore quando lo mangi. Come sapore? Questo per esempio è un via mare, magari parano uguali. Sembrano uguali, ma già si vede che non sono uguali, vedete? Questa rimane un po' più piccolina. Più verde, questa è già fatta da prima. Già c'è un po' di giallino che esce fuori. Giallino, c'è proprio una bella differenza. È il sapore, è il sapore. Io fortunatamente ho clienti che conosco. Ma vanno molto queste baby? Sì. Tamarindo. Sì, questo fanno qui anche al Cara, vede tutto. Lo sciroppo di tamarindo, fanno anche nei supermercati, si trova lo sciroppo, però questo è il tamarindo fresco che viene sempre dai paesi asiatici, Thailandia, vabbè. Praticamente è un frutto molto particolare, dolcissimo, che si sbuccia così, tipo una nocciolina, diciamo. Ma dai, guarda che carino. Poi ha delle radicette dentro che vanno tolte. Ah, questi qua, questi filamenti vanno tolti. È molto dolce, molto dolce. E poi ha dei cosi di semini dentro neri, che quando ha mangiato la polpa dopo sotto c'erano degli ossicini. Ma posso mangiare vai, così? Come no. Che sapore. Pensate, questo lago che io conosco da bambino, venivo per le anguille, per i cefali, per altri motivi, oggi è possibile qui raccogliere con le proprie mani le ostriche. Quanto tempo fa hai iniziato con la prima ostrica qui? La prima ostrica del consorzio dei pescatori di Schitella è stata messa in acqua a ottobre del 2014. Quindi da pochissimo proprio. Da pochissimo, ha una taglia commerciale di 95-100 mm di grandezza, quindi una bella pezzatura in meno di 10 mesi. Lei quando va al ristorante dice ai francesi le ostriche champagne, però non ha mai pensato che nel suo lago, vicino a casa sua, potesse avere le ostriche? Sì, era una cosa impensabile, anche perché è un prodotto che resiste alla temperatura estiva. Perché... Che bello, le ostriche sono sotto casa.
Quanto tempo fa hai messo queste? Un mesetto fa abbiamo prese che erano 15 mm e ora sono 4 cm e mezzo. Ma noi da casa compriamo le ostriche, come facciamo a capire se l'ostrica è stata presa tanto tempo fa, sono passati troppi giorni o pochi giorni o se è sana? Cioè, ecco, come ci dobbiamo comportare? La sofferenza di un bivalve la si vede quando i muscoli adduttori che tengono strette le valve cominciano ad allentare, quindi se sono leggermente socchiuse, se sono leggermente così aperte, bisogna evitare di mangiarle. Quando apriamo l'ostrica, cosa percepiamo un profumo di fresco e un buon odore. Se vediamo alla base dell'ostrica dei puntini neri o delle bolle e queste bolle le rompiamo, arriva un forte odore di acido solfidrico. Vuol dire che quello in quella bolla vive un piccolo parassita, è un piccolo vermetto rosso, ma viene isolato dall'ostrica, in realtà non sta a rovinare le carni. Ma se va dentro il nostro organismo non succede niente. Dà soltanto questo odore sgradevole. Ricordate che l'ostrica è ricchissima di zinco per i capelli, per la pelle, per i denti, per le unghie, per la sfera sessuale, perciò si dice le ostriche per gli innamorati, proprio perché grazie allo zinco, perché lo zinco aiuta proprio la sfera sessuale. Che meraviglia, che belle che sono queste. E sono pronte? Sì, queste sono pronte alla vendita. E qual è l'ostrica che tu sceglieresti? Ti voglio offrire un'ostrica a Luca adesso. Tutte? Io me le prenderei tutte. Se permetti me la sciacquo un attimo e la apro, la mangio. Beh, guardate, uno dice il coraggio, beh, se lo fa la biologa lo possiamo fare tutti. Da quale parte si aprire? Dalla parte di. Io di solito lo faccio dal lumbone, cioè dall'apice. Devo trovare l'apertura. Dopodiché devo scorrere finché il muscolo adduttore non molla la presa. Sì, viene proprio pressata. Esatto, sono freschissime ovviamente. Ma lo mangi veramente? Ottima. Però abbiamo il problema di cui ti parlavo, cioè c'è la presenza del blister. Il parassita ci ha costruito la sua casa. Vedete che è tutta invasa, è tutta nera. Una scivola, scusa. No, scusate, devo col dito, come fa? Vai. Com'è? Eccezionale, veramente. Ma tu la mangereste pure questa? Certo. La devo mangiare? Vai, tranquillo Luca. E così finì il pollice verde, sono io. Lo sostituisco io. Sento un coro da lontano. Ma chissà, forse stanno provando, non so. Allora, noi abbiamo raccolto le erbe, abbiamo raccolto i lambacioli. Allora, questo cos'è? Questo qui? Questo è un tortino fatto con i cardi. Ma questo è particolare, cos'è? Sì, questi sono dei lampascioni crudi, conditi con del limone, capperi, un po' di aglio pure, e poi ci si mette una bella triglia sfilettata cruda sempre e condita con del limone e olio. Sei un grande. Facciamo entrare la regina, Raffaella, è il piccolo principe, qual è il grande principe? È il piccolo principe, perché piccolo principe? I desideri dei bambini a volte bisogna coltivarli e a volte possono anche essere esauditi. Bene, adesso vediamo i tuoi piatti importanti. Quello cos'è? I miei piatti importanti, questo è un secondo piatto fatto di cardi con uova e carne di agnello. I capperi del lago salati. I primi piatti più particolari, ecco, va mangiata la polenta con il pane.
questo è il piatto dei poveri. Chiamiamolo dei poveri. Dei poveri, un pane en vos con asparagi e uova. Ah, quello di cui parlava Titino mentre accoglievamo. Posso assaggiare due orecchiette? Sì, sì. Sono fatte a mano, le porgo sulle mie labbra a mano e le mangio con la bocca però. Questa è un'insalata che oggi non si utilizza più, ma in passato era la vera insalata dei poverelli, diciamo. Pomodoro invernale, lì ci sono i peperoncini piccanti e acciughine. Anche queste tovaglie sono prodotte da me, sono state fatte da me. Ma ste figlie tu le sanno fare queste cose che fai tu? Certamente sì. Questa qui è bella. Questo qui è un cavicione. Un cavicione è una pizza fatta con cipollotto, uva sultanina e acciughine. Questo è un pane? Ma il pane nostro è con il finocchietto, sale e olio. Questo vino non l'hai comprato? No, non li ho comprato, questo l'ho fatto io con le mie mani. No, e, anche i piedi con i figli? Sì. Come lo trovi? Nettare. Guarda, mi gira la testa. Mi gira la testa. Sai perché mi giro? Oggi incontriamo il professor Favero, ordinario dell'Università di Padova. Io ho un dente spezzato, è pericoloso tenerlo così? Dipende sempre dal livello di dove è avvenuta la frattura. Se il dente si spezza, come nel tuo caso, appena appena nell'angolo dell'incisivo, se si può riattaccare il pezzettino che si è rotto con i nuovi adesivi che ci sono in commercio, tanto meglio, ma facilmente questo nuovo attacco si romperà ancora, perché con le sollecitazioni della masticazione il pezzo di dente se ne salta ancora via. Conviene lasciarlo, a meno che non ci sia appunto un problema estetico molto più grave. E se è più grave, cosa si può fare? Se invece la frattura è molto più importante e più alta, o si fa la ricostruzione, se è possibile, con i nuovi compositi, cioè delle paste bianche che vengono usate per ricostruire i denti, sia perché sono cariati oppure fratturati come in questo caso, oppure bisogna ricorrere nei casi estremi a un rivestimento con nuovi materiali tipo la porcellana, tipo dei silicati di altissima qualità, che possono ricostruire solo nella parte frontale il dente, sono le faccette. Costa molto? No, i prezzi sono accessibili. È chiaro che fare una preparazione di qualità per ricostruire un dente che ha necessità di avere una faccetta ci vuole una grande preparazione prima, un'analisi dello studio della situazione, un corredo fotografico per poter poi dare il risultato che il paziente cerca, cioè di avere un dente naturale come lo aveva prima. Amici carissimi, l'autismo è una sindrome che colpisce molti bambini. Tutti insieme possiamo dare un contributo per migliorare la qualità della loro vita. Possiamo, anzi io direi dobbiamo aiutarli in modo che possano integrarsi nel sociale e nel lavoro. Basta poco, mi raccomando.